Bentrovati a questo nuovo filmato, lo 027, Mod 027. Nel Mod 026 abbiamo fatto la parte sopra o sotto, mi sembra di averla chiamata parte bassa, perché questo è il guscio alto, quindi il guscio basso. Qui facciamo il guscio alto, quindi l'altra metà del guscio, dello stesso connettore, della stessa presa, per un RJ45. Questo è un guscio per un RJ45. Allora, come al solito, controllo delle misure e sistemazione lo facciamo subito, dei decimali, impostazioni documento, unità sono in pollici, ne mettiamo tutti i decimali possibili anche per gli angoli, la massa in chilogrammi lasciamola così, applica, ok, e chiudi. Adesso andiamo ad aprire un nuovo file di parte, quindi nuovo. Dei miei prototipi, quelli per la libera professione, anzi in. Ok, dividiamo lo schermo in due parti, quindi a sinistra quello che dobbiamo fare, diciamo i dati, e a destra quello che su cui pian piano creeremo questo solido qui. Allora, primo lavoro da fare, il guscio. Non sto a dilungarmi, più o meno la strategia sarà la stessa di quella vista nel mod 026. Un suggerimento: prima fatevi il mod 026 e questo fatelo come esercizio, magari senza guardare il filmato che comunque vi viene fornito. Quindi cominciamo con uno schizzo sul piano XY. Ok, sarà lo schizzo del guscio. Quindi, linea. Chiudiamo l'area. Mettiamo un primo vincolo come Y per dirigere questa parte, poi mettiamo due perpendicolarità. Un parallelismo fra questa e questa, allineiamo anche i punti medi, questa volta li allineiamo con X, questo con questo, e adesso 7 quadre necessarie, dobbiamo posizionarlo, meno 2, e credo che ci servono 5 misure. Ok, andiamo a leggerle, andiamo di qua. E cominciamo da questa lunghezza. Tra questa superficie e questa superficie 0,75 tre quarti di pollice, quota 0,75. Ok, adesso distanza fra questa faccia e 31,25. Lunghezza di queste parti. Prima però sistemiamo le unità decimali in maniera da avercele uguali. Impostazioni documento, pollice ci siamo, chilogrammo ci siamo. Questo nuovo documento, in realtà sto guardando le impostazioni di questo. Quindi strumenti, impostazioni, documento, unità, pollice, chilogrammo, mettiamolo subito a posto, 8 cifre e 8 cifre decimali. Applica, chiudi, 2,3125. Torniamo al completamento della quotatura. Allora, dobbiamo vedere questa lunghezza qui. Mettiamo la quota per il momento, poi vedremo se è giusto oppure no. Per farlo dobbiamo andare a leggere il dato di qua. Per leggere la lunghezza di quel segmento, di questa parte dell'oggetto, però vedete che abbiamo a disposizione
Una faccia che è più corta perché qui c'è un raccordo, eccolo qua, e c'è un raccordo, un raggio di raccordo anche in fondo. Allora, come abbiamo fatto per il guscio basso, andiamo a costruirci uno schizzo su questa superficie, uno schizzo proiettando quelle parti che abbiamo rettilinee, quindi proiettando questa faccia, proiettando questa faccia, proiettando questa faccia e potrebbe anche bastarmi proiettare questa ultima faccia, sempre se la riesco a selezionare. Ok, leggendo poi di qua quelle che sono le quote che mi interessano, però meglio farlo tutto perché poi mi serve anche questa lunghezza qui e quindi anche lì ci sono in ballo dei raccordi, quindi proiettando, proiettiamo questo e proiettiamo anche questa faccia qui. Perfetto. Ora io spero di averle fatte le proiezioni, spengo il solido e vado a verificare. Spengo il solido, non lima qui. E vado a verificare se ci sono. A questo punto costruisco, perché queste sono proiezioni quindi non sono modificabili, costruisco, ricostruisco questa geometria e utilizzerò poi le proiezioni che ho fatto per far coincidere la geometria che ho disegnato con quella, con i pezzi di linea che ho proiettato. Chiudo e faccio coincidere questo con questo, questo con questo, questo con questo. Perfetto. Ok, esco. E adesso andiamo a leggerci questa quota qui. Lo giro, che è questa lunghezza qui, quota 1 e 5, accetta perché chiaramente è proiettata, quindi 1,62, 12, 98 lo trasformiamo in 1,5, un pollice e mezzo, e anche questa c'è. La lunghezza davanti? Mezzo pollice, accetta. Mezzo pollice. Abbiamo ancora tre quote, due sono di posizione, le altre due ce la giochiamo dicendo che questa e questa sono uguali. L'altra, cioè scusate, 3, 1, non parallele, ma uguali. Ogni tanto li confondo, quei due simboli sono uguali. Due quote necessarie, ci manca solo la posizione. A questo punto posizioniamola dove vogliamo, direi di portare questo punto medio nell'origine. E quindi posiziona questo nel punto centrale. Fine, completamente vincolato. Torniamo di qua, andiamo a vederci l'altezza dell'estrusione. Anche qua, fine. Questo schizzo adesso lo possiamo anche nascondere, mentre possiamo rirendere visibile il solido e andarci a trovare la misura dell'estrusione, che è esattamente la distanza fra questa faccia, qui ho fatto un pasticcio, vabbè, poi a parte che è una finestra che si... Ok. Adesso mi sta dando casini la scheda video e questa faccia. La distanza è 0,59375. La ripeterei, la ripeto perché c'è stato di mezzo un po' di problemi. No, l'avevo presa giusta, lungo Z 0,59375. Quindi questa la estrudo di 0,59375. Ok, e la prima lavorazione è
Fatta. Facciamo due cose. Impostiamo la vista corrente adatta alla vista. Perfetto. E salviamo questo parte 1. File, salva con nome. E lo chiamiamo guscio alto filmato alto filmato tratto 000. Diamo l'ok, salvato il disegno contenente il corpo del guscio e impostata la vista alla modalità di adattamento. Seconda lavorazione, eliminiamo questa parte qua sotto, quindi facciamo questo rettangolino qui, triangolino qui da toglierlo, da togliere. Io lo farei sul piano di simmetria, su questo piano qui. Pertanto, per andare poi a leggere, qui farei una vista in semisezione secondo questo piano. Ok, analogamente qui farei invece uno schizzo su quel piano lì, quindi sul piano XZ. Poi andrei a evidenziare il piano di schizzo e qui costruirei un triangolino che poi vado a chiudere. Vado a far coincidere questo con questo, perfetto, questo con la parete sotto e qui vado a leggermi invece le quote, cioè quanto è lungo questo. Quindi vado a leggermi la distanza. Posso giocarmela in due modi, la distanza di questo punto da questo punto, di questo punto da questo punto. Proviamo da qui. Ah, allora, misura. Proviamo da questo punto a qui. Su Z da 0,25. Perfetto. Quindi andiamo di qua. Nello schizzo 2. Andiamo a mettere questa quota. Punto 25. Poi abbiamo da trovare la distanza fra questo punto, ecco, qui ce ne sono ancora due. Allora questo c'è. Facciamo una cosa, prendiamoci questa lunghezza e lì facciamo la stessa cosa, anche perché manca solo una quota. Allora qui prendiamoci questa misura. È un numeraccio. Anche perché ha preso tutta la superficie. Allora la rifaccio. 0,8125 e qui facciamo la stessa cosa. Schizzo 2. 0 81,25. Completamente vincolato, fine. Estrudiamo anche qui, ripristiniamo tutto, via la vista in semisezione. E di qua possiamo estrudere. Allora, chiudiamo lo schizzo. Possiamo estrudere questa faccia a tagliare in tutte e due le direzioni e possiamo farlo per tutte le facce oppure mettere un numero, una distanza da riportare, da dividere poi in due. Mettiamo tutte le facce e diamo l'ok. E abbiamo creato quella lavorazione sotto. Passo successivo è svuotarlo all'interno, lasciando sia questo, diciamo, foro di entrata, questa apertura di entrata all'inizio e alla fine, quindi solo svuotarlo e togliere la faccia sopra, evidentemente. Andiamo a vedere il valore della modalità
parete che viene lasciata, lo vediamo come distanza tra queste due facce, e la leggiamo sull'asse Y ed è di un decimo di pollice. Fatto. Quindi qui andiamo a chiamare il comando di svuotamento e rimuoviamo anche una faccia che è questa. Ok? Lo spessore è già segnato 0,1, quindi ce lo teniamo così com'è, non abbiamo altre facce da rimuovere e diamo l'ok. Anche lo svuotamento è fatto. Passo successivo, il bordo incastro qua sopra, bordo incastro qua sopra. Ricordandosi che noi avevamo estruso fino a questa superficie, quindi dobbiamo togliere un qualcosa qui, diciamo esterno. Allora, incominciamo a vedere. Quanto è questa distanza? Allora, misura tra questo spigolo e questo spigolo. Secondo l'asse Y è 0,05, un ventesimo di pollice. Perfetto. Allora, andiamo qui, facciamo uno schizzo su questa superficie, proiettiamo l'intero spigolo esterno, questo, poi facciamo un offset di questo spigolo esterno, quotiamo questo offset 0,05, e ora non ci rimane, lo schizzo è completamente vincolato, lo chiudiamo, non ci rimane che trovare di quanto dobbiamo abbassarlo. Torniamo un attimo di qua. Misura sempre fra questo spigolo, questa volta fra questi due spigoli, non sempre, 0,09375, la Z 0,09375. Perfetto, estrudi la parte esterna a togliere 0, si è tolto tanto tutto 0,09375. E abbiamo creato anche quel gradino, quell'incastro esterno con la stessa forma, cioè all'interno più alto. Gli spigoli vivi, i raccordi. Allora, ricordando l'altro esercizio, ci sono dei raccordi. Adesso vediamone, non mi ricordo il valore, lo ritrovo così, ecco, da un quarto di pollice, e sono su questa spigolo. Sotto c'è. No, sotto qui non c'è, però c'è, vedete anche qua sotto, c'è anche qua sotto, c'è anche di qua. Quindi diciamo che sono questi spigoli tutti e più sotto da qui facendo il giro. Allora, il raggio è 0,125 e qui facciamo un raccordo da punto 125. E andiamo a sistemarlo su tutti gli spigoli 1, 2, prima facciamo gli spigoli verticali, 3, 4, 5 e 6, e poi facciamo gli spigoli sotto 1, 2, 3, lo giro, 4 e 5. In totale sono 11 spigoli, tutti quanti da un ottavo di pollice, e diamo quelli esterni, i raccordi esterni, e diamo l'ok. Poi abbiamo da fare i raccordi interni. Questi sono di meno perché sul piatto, sulla base, non c'è niente, rimane lo spigolo, quindi sono solo 1, 2, 3, 4 dall'altra parte, e sono 0, qui è un ottavo il diametro, quindi è un sedicesimo il raggio, 0,0625. E sono qui, credo che siano, eccolo qua, e parte anche davanti, misura 0,0625 e c'è davanti anche di qua, 0,0625. Quindi sono solo 4 fatto, al momento perlomeno mi sembrano solo 4. Torniamo di qua, raccordo 0,125 mezzi, senza stare a riscrivere tutto, e lo andiamo a fare su questo
questo, vediamo se lo becco da qui, e questo, diamo l'ok, e anche i raccordi sull'incastro, i quattro raccordi sull'incastro, quindi questi quattro raccordi in questa posizione dell'incastro sono fatti. Per compresare il guscio, perlomeno all'esterno, occorre poi. C'è ancora da fare, cioè questa apertura e questa apertura dietro, l'apertura sulla parte più stretta e l'apertura sulla parte più larga. Partiamo da fare questa che è più complicata, che è l'apertura sulla parte stretta. Inquadriamo e vediamo di metterla in una posizione un po' più comoda, perché devo fare uno schizzo su questa faccia. Allora, ruotiamola, anche l'altra rotazione, che non è proprio quello che gli ho chiesto di fare, vediamo se riesco a raddrizzarla. Più o meno, più o meno, più o meno, più o meno. Ok. Perfetto, con questa inquadratura, perché ho fatto. Vabbè, ora ci facciamo un bel pan. Con questa inquadratura possiamo lavorare. Allora, dobbiamo fare uno schizzo su questa superficie. Partiamo. Quindi guardiamolo un attimo di qua come è fatto. Abbiamo un tratto dritto, qui una curva, qui ancora che va su dritto, chiaramente qui c'è uno spigolo ma ricalca questo, e poi qui una parete anche lei verticale. Quindi cominciamo a tracciare 1, 2, 3, 4 e una circonferenza. Poi andiamo a sovrapporre questo a questo spigolo, alla proiezione di questo spigolo. Poi mettiamo i vincoli di ortogonalità. Poi mettiamo i due vincoli di tangenza. Estendiamo quel che c'è da estendere e tagliamo quel che c'è da tagliare. E la figura è completa. Quattro quote necessarie e andiamo a metterle. Allora, ESC, quota. Una sarà sicuramente questa. Un'altra sarà sicuramente questa. Avremo da mettere poi il raggio di raccordo. Il raggio di questa circonferenza e da ultimo dovremo andarlo a posizionare, perché se adesso io guardo i gradi di libertà può solo scorrere sull'asse Y in quanto su Z è stata vincolata. Adesso andiamo a leggerci queste quote di qua. Misura da questo punto a questo punto, ovviamente la componente Y è un quarto di pollice. E diamo l'ok. Andiamo a leggerci l'altezza. Da qui a qui, ovviamente la componente Z ed è 0,1875. Ctrl V, invia. Il raggio, ancora risaltato di là. Il raggio è 0,9375. Ctrl C. Ctrl V. Invia. E adesso dobbiamo posizionarlo. Allora, potremmo posizionarlo rispetto a questo fianco, rispetto a questo fianco, e così anche rispetto ai due, gli stessi due fianchi che ho appena menzionato a destra. Se però ci volete provare, andate a cercare per esempio la distanza tra questo e questa faccia, quindi tra questo spigolo e questa faccia, vedrete che si tratta di numeracci, numeri cioè che non sono finiti anche con 8 cifre decimali, ma che hanno una marea, la componente secondo Y, di decimali, che quindi se usiamo questo numero qui introduciamo sicuramente un errore.
Già averlo fatto in pollici, bisogna stare attenti perché poi magari masse volumi, masse volumi, ah sì, masse volumi mal ritornano. Allora, vi dico subito che ho fatto un po' di ricerche e ho trovato un po' di misure che le risparmio, e ho trovato che questa distanza qui, cioè tra il verticale e questo spigolo, è una distanza finita 0,600, eccola qui. E allora, quindi è lo spigolo del raccordo grande esterno, e allora qui faccio la stessa quota tra questa parte verticale e questo spigolo qui, ed è CTRL V 0,0625 in. A questo punto lo schizzo è completamente vincolato, riguadagniamo la vista, facciamo fine e facciamo l'operazione di estrusione a tagliare. Per quanto, allora, qui taglia anche questo spigoletto qui, la parte interna non c'è ancora e quindi ce ne freghiamo, possiamo lasciare un pollice, va benissimo, ok, diamo la conferma, la lavorazione è fatta, questo taglio risulta, e quindi anche l'apertura sul lato più stretto è finita. Dobbiamo fare adesso quest'altra apertura sul lato più largo. Cambiamo. Andiamo a fare uno schizzo su questa superficie e rendendoci conto che poi lo schizzo sarà quello di un rettangolo, perché vedete le quattro superfici. Adesso non riesco a beccare questa di qua. Le tre, perché sopra non c'è niente, tre superfici sono tre facce piane, quindi qui dentro c'è un rettangolo che scassa tutto. Allora, a via schizzo su questa faccia facciamo il nostro rettangolo e andiamo a innanzitutto vincolarlo, quindi questo lo faccio tale che sia coincidente con la proiezione di questo spigolo. Poi metto un'ortogonalità qui, undo perché l'ho messa con la proiezione, ortogonalità tra questo e questo, un'ortogonalità tra questo e un'ortogonalità tra questo e questo. Adesso abbiamo tre quote necessarie, base, altezza e posizione lungo Y, perché lungo Z è fissata. Allora io andrei a posizionare queste due quote, così ottengo sia la larghezza sia la posizione. Adesso le metto, poi le andrò a leggere di là. Chiaramente sono uguali, adesso faccio così. E vado a leggermela di qua. Allora, misura da qui a qui. La componente secondo Y è 0,125, CTRL C. Andiamo di qua, CTRL V. Invio. Si sono aggiornate tutte e due. È rimasta che cosa? Da fare l'altezza di questo da questo spigolo a questo spigolo. Andiamo a leggercela. Misura 1, 2, componente Z e questa quota CTRL V, invio, completamente vincolato. Fine, estrudi, anche qui taglia, anche qui lasciamo un pollice, tanto non facciamo danni a tutto il resto, tanto per avere chiaro quel che stiamo facendo, non va a toccare da nessun'altra parte. Diamo l'ok e anche lo scasso dietro è fatto, quindi abbiamo fatto il guscio esterno finito. Adesso dobbiamo andare alle lavorazioni interne. Giro l'oggetto da copiare
inquadro girandolo e passiamo alla prossima lavorazione che sarà questo rinforzo che è un trapezoide sostanzialmente che parte da questa faccia ed è a una certa distanza dalla faccia superiore. Ed è esattamente come lo faremo, cioè come schizzo sulla faccia superiore, riportando questa linea e quella simmetrica dall'altra parte e poi mettendo queste due linee qui. E poi lo estruderemo da qui fino a questa faccia, che ricordo essere inclinata, per questo non la usiamo per costruire l'oggetto, e poi andremo a togliere invece questo pezzettino da questa faccia a questa faccia. Quindi, avvia schizzo su questa superficie qui. Poi proiettiamo questo spigolo e questo spigolo. Costruiamo un rettangolo. Ok, allora mettiamo questo parallelo a questo spigolo in fondo. Parallelo questo a questo spigolo. Poi metteremo anche la misura. Poi invece facciamo coincidere questo con la linea proiettata, questo con quest'altra linea proiettata e facciamo un parallelismo fra questo e questo e questo. Totale ancora due quote necessarie, la posizione e lo spessore. Mettiamole, quota, da qui a qui e quota da qui a questo spigolo, chiaramente farà, c'è già la proiezione, eccola qua, l'abbiamo già usata per fare il parallelismo, quindi usiamo addirittura la linea proiettata. Adesso andiamo a leggerci le quote. Misura lo spessore da questa faccia a questa faccia. Componente lungo X 0,31 0,31 25. Ctrl C, Ctrl V. Invia. Posizione. Andiamo sempre di qua a leggerci tra questo spigolo, sempre la componente X e questo spigolo. La componente X è 1001, quel che è, 86875, CTRL C, CTRL V, invio. Completamente vincolato geometricamente, dimensionalmente e anche la posizione, per cui fine, estrudi questo fino a questa faccia. Poi dobbiamo andare a togliere la parte sopra. Comunque questa chiudiamola. Condividiamo lo schizzo 6, che è sicuramente più veloce. Lo condividiamo tout court e lo andiamo a riestrudere di quanto estrusione. Andiamo a leggerci questo valore da questa faccia a questa faccia, misura da qui qui sempre componente Z, non l'ha presa, nuova, da qui a qui, vabbè, si è incartato, misura, misura, da qui a qui. Ok, la distanza Z, la componente Z è 0, 1 ottavo di pollice, 125, quindi di qua facciamo l'estrusione di questa superficie nell'altra direzione a tagliare di un ottavo di pollice. Ok, e la costola è anche lei terminata. Prossima lavorazione è questo cilindro. Anche questo cilindro, allora vediamolo così, lo facciamo partendo da questo piano e poi alzandoci e abbassandoci di quel che ci serve con queste anche lavorazioni in mezzo. Quindi avvia schizzo sempre su questo piano qui, proiettiamo
questa geometria. Ok, spegniamo lo schizzo 6, condiviso, via. Poi andiamo a costruire, siamo sempre nello schizzo 7 del cerchio, il nostro cerchio. Quotiamolo. Andiamo di qua a misurarlo, possiamo misurarlo anche qui, poi useremo il diametro 0,1875 CTRL C, CTRL V, poi lo andiamo ad allineare a metà dello spigolo che abbiamo proiettato, quindi allineiamo sull'asse X il centro. Eccolo qua, con il centro. E poi per quanto riguarda la distanza, il centro sarà chiaramente a metà da questa faccia e da quell'altra. Andiamo a rileggerci di nuovo, beh, mettiamo la misura di questo da questo, con la presa, quota, questo da questo. Lasciamolo lì e poi andiamo a leggerci la misura, la distanza da queste due facce da dividere per 2. Quindi qui misura questa faccia, la componente X è questa, CTRL C, andiamo a scrivere qui quella componente diviso per 2. E anche il cilindro. Lo schizzo è completamente vincolato ed è finito. Fine, estrudiamolo fino a questa superficie. Ok, adesso c'è da fare. Bisogna controllare che questa faccia, che è quella che abbiamo fatto, sia alla stessa altezza di questa faccia e lo verifichiamo subito. Misura tra questa e questa. E il delta z è 0, il delta totale, cioè proprio la distanza è 0. Quindi abbiamo verificato che fino a questa faccia qui, non forato, l'abbiamo questa faccia sotto, solo questa, non forato, l'abbiamo completamente finito. Adesso c'è da aggiungere la parte sopra, quindi continuare questa estrusione per questo spigolo qui e poi forarlo e poi fare questo doppio scasso. Allora, vediamo quanto dobbiamo alzarlo. Misura questo spigolo, eccolo qua. CTRL C. Torniamo di qua, condividiamo l'estrusione 8 o anche proiettiamo, no, possiamo proprio condividere lo schizzo come abbiamo fatto prima, condividere lo schizzo e poi estrudere questo schizzo condiviso per la quantità che abbiamo appena misurato, 0,0625, così l'abbiamo alzato. Adesso dobbiamo fare un nuovo schizzo per togliere queste parti e poi per forarlo. Prima lo foriamo e poi togliamo le parti. Allora, avvia schizzo su questa superficie di un cerchio, lo rendiamo concentrico. E andiamo a misurarlo per poi quotarlo. Ho preso un punto particolare, misura. Il raggio è 0 contro 0,5, il diametro però ci interessa perché quella è una circonferenza, quindi CTRL C. Torniamo di qua. Ho toccato laddove c'era. Sotto questo, quota, quindi CTRL V, ok, estrudi, fine, completamente vincolato, fine lo schizzo, estrudi, io credo che anche questo vada fino a questa superficie. Allora, adesso lo facciamo così, quindi a tagliare fino a qui.
a tagliare fino a seleziona faccia, fino a adesso non riusciamo a fare i capricci. Allora, seleziona profilo questo, seleziona dal piano, seleziona la faccia, questa. Ok, a volte basta muovere un attimo che la scheda video rifà i calcoli, ripresenta l'immagine, rifà i calcoli e quindi dopo lui trova quello che c'è da trovare. Facciamolo così e diamo l'ok. Okay. E andiamo a verificare che effettivamente vada fino a questa faccia, come possiamo fare a farlo? Beh, abbastanza semplicemente andando a fare qui una vista in semisezione sul piano XZ e vedete che effettivamente possiamo dare anche l'ok e confermarla. Vedete che il foro va effettivamente fino a questa faccia qui. Adesso qui sono due facce differenti perché c'è questa parte solida e tra l'altro ha anche tolto all'interno quel rinforzo che avevamo fatto prima e siamo nella stessa identica situazione. Facciamo un controllo anche di qua. Ecco, perfettamente uguale, diamo anche qui l'ok, ok, anche tolto qui il parallelepipedo ed insiste fino a questa faccia qui, o meglio a questa faccia qui che però è una continuazione di questa. Fine, torniamo alle viste normali, eliminando la vista in sezione e andiamo avanti con la lavorazione successiva. Prima però andiamo a spegnere anche lo schizzo 7 che dà fastidio, l'abbiamo già usato e quindi per togliere questa parte qui andiamo a leggerci l'angolo. Allora, analizza, misura tra questa faccia e questa faccia ed è un angolo di 80 gradi, quindi qui si tratterà di andare a fare uno schizzo su questa faccia, poi un triangolino da chiudere, proiettiamo per sfruttarne questa circonferenza, per sfruttarne il centro, facciamo coincidere questo col centro, dopodiché possiamo anche fare questa linea qui, in cui è una linea di costruzione. Facciamo coincidere questo vertice col centro del cerchio, nonché vertice del triangolo, e questo punto col punto medio, eccolo qua. Dopodiché andiamo a quotare da qua a qua e sono 40 gradi. Totale 80 e andiamo a quotare da qua a qua e sono gli stessi gradi, 40 avvia. Vabbè, una quota è sicuramente questa, possiamo prendere anche questo qua e dire che è punto 15. Ma manca il primo angolo di riferimento. Allora, come possiamo fare? Direi che mettiamo questo qua parallelo all'inizio o alla fine o a questo spigolo. Quindi questo parallelo alla proiezione di questo spigolo. Perfetto, abbiamo a questo punto completamente vincolato il nostro triangolino. Fine. Di quanto lo dobbiamo scassare? Credo che l'avessimo già letto prima per alzare il cerchio. Comunque facciamo così. 0,0625 su Z. Estrudi questo a scassare, CTRL V e diamo l'ok. Ok. E ora non ci resta che fare un mirror molto veloce di questa lavorazione qui rispetto a che piano ZX rispetto a ZX e dare l'ok. Ok. E quindi il cilindro forato e con quei due denti, quindi con tolte queste parti qui, è anche lui completamente finito. Passiamo all'ultimo solido che ci è rimasto da fare. Allora, inquadriamo.
che è questo gancio con questa asola. Guardate un attimo, c'è una cosa, vedo. La forma, anzi facciamo così per vederla meglio, vista secondo il piano XY, vista in semisezione, vista in semisezione secondo il piano XY. Guardate la forma, sostanzialmente si tratta di una U che si trova a una certa distanza, che poi viene estruso per tutta la sua altezza, arrotondato qui e qui, e poi fatta questa asola. La quale asola la facciamo già notare la cosa a una parte rettilinea, perché vedete che questa parte della faccia dell'asola coincide con la parte della U, la parte corta della U. Bene, allora, adesso che abbiamo visto come farla, andiamo a fare il nostro schizzo su questa superficie. Chiaramente faremo quello, diciamo, sulle Y positive, e poi specchieremo. Allora, avendo fatto già lo schizzo, schizzo 10, andiamo a proiettare questo spigolo, che ci servirà per il riferimento, spegnere il solido, ESC, e ora possiamo andarci a costruire la nostra figura. Allora, questa è la parte che allineiamo con la proiezione che abbiamo fatto. Qui facciamo una U più o meno, chiudiamo. E andiamo a far coincidere per prima cosa questo con questo, perfetto, e poi mettere tutte le perpendicolarità tra questo e questo, questo e questo. Queste sono fasi in cui uno schizzo un po' complesso si può distorcere. Eccola qua, interrompete quando fa questo mestiere e ripristinate la forma, anche se non è completo l'operazione di vincolo. E poi l'ultimo, diamo questo vincolo tra questo e questa curva. Tutte le perpendicolari ci sono. Poi facciamo questa parte uguale. Adesso ci giochiamo le uguaglianze. Questa e questo dentino uguale. Questo e questo uguale. E 5 quote necessarie, andiamo a mettere le quote. Di vincoli non ne abbiamo più da giocarci. Questa, ok, poi andremo a misurare questa, ok, sempre la misuriamo dopo. Questo dente, la larghezza, sempre la misuriamo dopo, e questa rientranza la misuriamo dopo. E a questo punto sarebbe tutto perfettamente vincolato se le quote fossero queste. Ci mancherebbe solo, se accendo le lampadine, la posizione lungo X. Spegniamo i gradi di libertà e andiamo invece a verificare questi valori sull'oggetto che stiamo copiando. Per farlo facciamo una vista in semisezione e la facciamo sul piano XY. Tiriamo su e diamo l'ok. A questo punto andiamo a leggerci le nostre quote. Strumenti, misura da questo spigolo a questo spigolo, 0,56, eccetera, eccetera. Ctrl V. Poi questo spigolo sotto, misura 0,0625, CTRL C, noi l'abbiamo messa di qua la quota, ma è chiaramente la stessa identica roba. Poi se voi lo volete controllare, ve lo potete controllare, tanto il solido di partenza ce lo avete. 0,625, si è distorta la figura. Dobbiamo per forza cancellare questa quota e fare così, e rimettere quella quota lì, che andremo subito a farci dire.
0,015 Ctrl C Ctrl V. E poi c'è questo dente qui. Qui misura questo, ha preso tutto il contorno, ma vado un perimetro, è bloccato, misura questo, eccolo qua, Ctrl C, Ctrl V. Perfetto, la nostra U è completa, fine. Possiamo ripristinare il solido, visibilità. Possiamo andare a mettere l'ultima quota che ci serve perché questo schizzo ha ancora un grado di libertà, una quota necessaria che è la distanza di questo spigolo da questo. Allora, mettiamolo. Si poteva fare anche prima di ripristinare, 51, eccetera, eccetera. Di qua, quota, dimensione, misura, tra questo spigolo e questo spigolo. Prendiamo la componente X, Ctrl C e la mettiamo qui. Ctrl V. Adesso sì che lo schizzo è completamente vincolato, non prima, scusate. E possiamo chiudere, andare nel nostro modello, eliminare la vista in semisezione, e andare a calcolarci l'altezza, a leggere l'altezza, analizza, misura fra la superficie piana e la superficie finale, la componente Z, eccola qua, Ctrl C, di qua, modello, estrudi. Ctrl V. E così il nostro solido U è stato costruito. Adesso abbiamo ancora gli arrotondamenti, il passaggio degli arrotondamenti. Questo, beh, si fa veloce perché basta andare di qua, leggersi questo. Il raggio è questo valore, Ctrl C, e di qua fare un raccordo su questo e questo, Ctrl V. Ok, e poi c'è rimasta da fare l'asola, che però abbiamo detto è un'asola un po' particolare, quindi ci faremo un rettangolo perché questa parte è rettilinea, quindi ci faremo un rettangolo su questa superficie e poi l'andremo a quotare, posizionare e raccordare sui quattro spigoli. Allora, ultimo schizzo, avvia su questo rettangolo. Schizzo 11, facciamo coincidere questo con la proiezione, questo con la proiezione. Mettiamo due vincoli di perpendicolarità fra questo e questo e tra questo e questo. Ancora due quote necessarie che sono, mettiamole, quanto è largo, quanto è alto. E quanto dista? Ecco ok, andiamo a leggerci questi valori. Quanto dista sopra dallo spigolo? Spigolo della dista 01, quindi questo senza fare copia e incolla. E 0,1. Quanto è alto? Zero virgola 09375, eccola qui. Ctrl C. Ctrl V. I raggi di raccordo. Misura, copia, serve il raggio, copia, e di qua facciamo dei raccordi, 0,01,
Normalmente i raccordi li faccio fare, li consiglio come lavorazione. Qui chiudiamo lo schizzo, chiudiamo tutto, quindi li faccio qui, mettiamo qui la quota, CTRL V e facciamoli 1, 2, 3, 4 dall'altra parte. Adesso si rifiuta di selezionare, eccolo qua, 5, 6, 7, 8. Fine, lo schizzo era completamente vincolato, estrudiamo a scassare il tutto, estrudi questo a tagliare tutto. Ok. Finito uno di questi, colonnina con la sola per l'aggancio, facciamo subito anche l'altra tramite una lavorazione di mirroring su tre feature che sono questa, questa e questa, e il piano di specchio è il piano ZX, e diamo l'ok. Ok. La figura è completa. Verifichiamo le masse e i volumi per avere un'idea se più o meno l'oggetto è uguale, quello che abbiamo sviluppato da quello che dovevamo sviluppare. Allora, di qua, proprietà fisiche, siccome siamo, vedete, con numeri molto piccoli già dopo la virgola, 0 virgola, usiamo una precisione molto alta, e comunque questo rimane il valore. Dunque faccio vedere anche l'errore, quindi è nella terza cifra decimale, 38 anche qui è nella terza cifra decimale, mentre di qua no, è diverso il discorso, è addirittura nella quarta. Comunque queste sono massa, area e volume dell'oggetto assegnato. Facciamo la solita foto, visto che non mantiene, devo fare lo stesso comando sull'altra figura. Quindi nuova foto, facciamo questa qui e la mettiamo un attimo dall'altra parte dello schermo, poi la ritirerò qua. Questo stesso mestiere, proprietà fisiche molto alta, e i valori sono questi. Allora, confrontiamoli un attimo. Volume 0,3812, 0,3812, direi che ci siamo. 0,3812, 63, 11, 55, 8, 0,3812, 35, 58. Diciamo che il volume con l'errore alla quinta cifra significativa, che già dopo la virgola siamo in un campo dello 0, con questo errore ci siamo tranquillamente. 8, 9, 4, 30, 16, 8, 9, 4, 29. Direi che i pezzi sono perfettamente gli stessi, non salviamo niente. Se vogliamo possiamo fare anche l'altro tipo di verifica, e cioè costruire un assieme. Allora, questo in vista primaria, cambiargli il colore e portarlo in giallo. Dopodiché costruire un assieme nuovo in pollici, eccolo qua. E inserire, posizionare guscio alto IPT bloccato in 0, ok, e poi posizionare anche il filmato giallo, eccolo qua, guscio alto filmato 00, anche lui bloccato, fissato nell'origine, e ok. Adesso qui il discorso è lo stesso: se ci sono parti preponderanti grigie o parti preponderanti gialle, vuol dire che lì non è lo stesso il pezzo. Ma se è come qui, come nel nostro assieme, che ci sono, vedete, cambia il giallo e si alterna col grigio su tutte le superfici più o meno, cioè non c'è nessun pezzo che rimane sempre giallo, probabilmente questi raggi di raccordo, ma questi se li sposto già anche loro cambia la posizione. Vuol dire che il pezzo è esattamente lo stesso, cioè questo è, muovendolo,
il reticolo di costruzione di un solido piuttosto che di un altro si sovrappone e mostra il suo colore. Se nella stessa posizione, stesse superfici, i colori cambiano spostandolo dal grigio al giallo, vuol dire che i pezzi sono perfettamente coincidenti. È solo il punto di vista relazionato alla sfaccettatura dell'oggetto che diciamo cambia e quindi mostra i due colori differenti. Direi che a questo punto l'esercizio è terminato. Abbiamo anche verificato di aver svolto un buon lavoro. Vi ricordo che questo pezzo, quello dell'esercitazione 26 e altri due pezzi che verranno fatti dopo, due o tre pezzi non ricordo, comunque seguite il canale, trovate tutto, saranno usati per fare un assieme sul quale si discuterà di modifica. Quindi questi pezzi qualche errore ce l'hanno, ma lo verificheremo, li sistemeremo nel momento in cui abbiamo tutto quanto già disegnato. Guscioalto.it, quello senza, diciamo, il browser degli elementi, lo trovate alla fine dei commenti del filmato, quindi potete anche tentare l'avventura da soli e poi verificare o vedere nei passaggi del filmato dove vi trovate in difficoltà. Su questo filmato l'ultimo warning, attenti alle unità di misura. Anche con questo filmato abbiamo concluso. Mi raccomando di iscrivervi al canale in maniera da ricevere tutti gli aggiornamenti, anche le modellazioni dei prossimi pezzi di questo assieme. Mettete un like se il filmato vi è piaciuto e arrivederci al prossimo e buon lavoro.